l'unica strada che si vede nelle reti rossi è in questa valle. Cioè, è una strada pericolosa al 100%. Non ci rendiamo conto di che situazione siamo. Serve il lavoro, non le riunioni, eh. Ma dobbiamo passare dalla strada di Romaggi oppure dalla strada di San Martino? Per chi passa dalla strada di San Martino, dalla parte bassa, io per esperienza mia personale posso dire che in quella strada lì durante tutto l'anno vengono tolti un sacco di alberi che cadono e un sacco di frannette più piccole che cadono. Per cui non vedo dove la sicurezza poi sia garantita, no? Perché rimanere sotto un albero, rimanere sotto un sasso, io penso che per chi ci resta sotto sia la stessa cosa. E posso dire che di alberi lì per terra ne ho visti tanti, per passare con la macchina ne ho tagliati tanti. Della strada di Romaggi ci passo meno, per cui non posso dire con la stessa sicurezza questa cosa qua, ma a sentire dire penso che i problemi siano più o meno gli stessi. Noi abbiamo una trattoria giù proprio a fondo valle, la trattoria Colomba, giù proprio all'inizio del paese di Cichero, siamo giù a Celesia e praticamente in questi giorni stiamo lavorando niente, quasi niente, perché purtroppo la gente viene, noi dal Chiavari, da Santa Margherita, da Rapallo, quando noi diciamo di fare il giro nelle altre strade, ovviamente non le conoscono e non si avventurano in questa strada né di San Martino del Vento e né di Romaggi, che è la provinciale 42, sempre. Le scuole hanno degli orari ben precisi e arrivano con dei pulmini, pulmini che non posso pensare di far passare da Santa Maria del Monte o da Romaggi, perché Santa Maria del Monte è pericolosa e Romaggi è lunghissima e per gli orari che hanno le scuole non è possibile. La stessa cosa, io ho dei ragazzi che arrivano dai centri di riabilitazione ed è un mese che il venerdì non vengono più proprio perché hanno due pulmini, i ragazzi sono autistici, perciò hanno dei problemi anche di stare sul pulmino per un certo periodo e per cui non vengono. Sono dispiaciuti loro e sono dispiaciuta anch'io perché è un lavoro tra l'altro che mi dà soddisfazione.